Una buona giornata, cari telespettatori e benvenuti. Ovviamente, vi auguriamo un buon caffè insieme con noi, con le nostre storie, che possono essere un buon inizio di giornata. E lo facciamo mh, in un momento particolare, seguendo una, una figura, un, un avvenimento: i cento anni. Don Giussani, stiamo parlando, lo facciamo con Carmen Giussani. Carmen, buona giornata e benvenuta. Buona giornata. Anche a voi. Allora, eh, edito per Baldini e Castoldi alla tua firma il Gius, Don Giussani, una vita appassionante. Eccolo, eccolo qui. Eh, partirei un pochettino da quello che c'è prima delle pagine, perché tu ne condividi il cognome, ma è un caso di omonimia. Mm -hmm. E allora, eh, eh, Carmen, come è, com è avvenuto l'incontro tra te e la figura di Don Giussani, la persona di Don Giussani? Ma certamente adesso che ho 65 anni posso dire che, che tutto è scritto nel libro di Dio. Perciò anche questa omonimia eh, per me ha assunto sempre più un significato. Quando avevo 14 anni ho conosciuto un operaio che eh, viveva la fede in un modo così naturale, direi. Anche se l'aggettivo non è teologicamente corretto, ma eh, in un modo così eh, maturo, semplice, immediato. Ed io che avevo 14 anni ed ero un po' in crisi, ho subito intravisto il cammino sicuro. Così si può essere eh, cristiani in questo mondo che allora erano i primi anni 70, era un mondo molto violento, ideologico e Per me quell'incontro è stato l'incontro con Cristo, perché eh, Cristo si incontra attraverso i discepoli, poi attraverso i santi, poi attraverso la nonna, il papà o un operaio, cioè attraverso delle persone, attraverso la sua Chiesa. Allora io conosco Comunione Liberazione quando ho 14 anni. Da lì comincia un cammino, un'avventura e sento parlare di questo sacerdote che si chiama come mio padre. Naturalmente la curiosità comincia e poi ne sentivo parlare anche in modo eh, affettuoso, senz'altro, ma soprattutto con una stima straordinaria. Allora la curiosità aumentava. Quando eh, ho, dovuto, ho dovuto, quando dovevo cominciare l'università, chiedo mio padre o meglio parlo con mio padre perché io da sola avevo già pensato la strategia e dico papà guarda mi piacerebbe molto studiare lettere e filosofia alla cattolica così con la scusa così con la scusa e, e tra l'altro glielo dissi perché alla cattolica c'è un sacerdote che si chiama come te Giussani e io voglio conoscerlo e mio padre mi disse guarda mh, per me sarebbe una cosa bellissima, però sai che non abbiamo i mezzi per poter. Allora io subito lì salto e dico, sì ci ho pensato papà, allora ho pensato che invece di scrivermi a lettere filosofia, visto che la retta per noi è impossibile da pagare, io potrei fare il concorso all'ISEF e così lavorare, studiare e andare alla cattolica. Mio padre mi fece la croce qui sulla fronte, mi diede la sua benedizione e io dissi Gesù se vuoi che vada alla cattolica batti un colpo insomma fammi eh, di qualcosa. Mi preparai quell'estate correndo per i campi perché io vivo, sono e vivevo ad Abbiategrasso nella bassa milanese. E poi feci, mi presentai al concorso, ricordo ancora certo il giorno in cui sono arrivata in mezzo a centinaia di ragazzi e ho visto fra i 30 nomi che erano stati, eh, insomma che avevano vinto il concorso c'era anche il mio e, e questa è stata un po' la fortuna della mia vita perché tu mi hai chiesto come ho conosciuto poi diciamo personalmente Don Giussani. Precisamente perché invece di fare quello che volevo lettere e filosofia, ho fatto quello che potevo, cioè l'ISEF. Quando mi sono eh, presentata in università, eh, la comunità di Comunione e Liberazione era numerosissima, perciò io se avessi fatto lettere e filosofia sarei stata un'anonima in mezzo a una comunità di 300 ragazzi. Invece, avendo fatto l'ISEF... E non c'era nessuno di comunione e Liberazione o una persona, e quindi eh, Era una eri, del, eri una delle poche, poche. esatto. Mm, sì, non so se eravamo due o tre, mm? allora, poi sono arrivati tanti ragazzi. E comunque, insomma, essendo l'unica l'unica forse di Milano, no, c'era un'altra ragazza, eravamo in due di Milano, eh, Daniela e io. E, beh, mi hanno invitato subito al gruppo, diciamo, dei responsabili, una parola grossa comunque, di coloro che, che poi facevano da tramite con gli altri della loro facoltà. E così, senza averlo neanche chiesto, perché veramente Dio ci precede, come dice sempre Papa Francesco, mi sono trovata seduta al tavolo con Don Giussani e con, e con i ragazzi che lui riuniva in quella che e il, chiamano la diaconia. Il, mm. e il desiderio di scrivere questo libro che cosa ti ha spinto a farlo e che cosa hai, hai provato a mettere nelle pagine del, del tuo libro che tra l'altro inizia mm. proprio con il gius, quindi con un termine affettuoso, no? Affettuoso, certo, certo. Certo, da quell'incontro poi sono trascorsi 30 anni, nel libro cerco di accennare solo, però di tratteggiare la la linea di un rapporto che eh, si definisce per la parola che è di Dio, per la fedeltà. Quindi mh, una buona parte della vita, insomma quasi mh, insomma, 30 anni. E, mh, era già da qualche tempo che mi rendevo conto, io adesso vivo a Madrid, eh, anche qui ormai da più di 30 anni, parlo, parlo da Madrid. E era tempo che mi rendevo conto che le nuove generazioni... Tra l'altro tu hai fatto anche da traduttrice in spagnolo dei libri di Giussani, se non sbaglio. Sì, sì, in questi ultimi dieci anni ho tradotto parecchi libri suoi. Dicevo che in questi ultimi anni mi sono resa conto che le generazioni, eh, diciamo i millennial, quelli che sono nati dal 2000 e anche forse qualcuno dei 90, comunque... Eh, 2000-2010 eh, sono ragazzi che sentono parlare di Don Giussani, certo quelli che sono in un ambito o per famiglia o per ambito educativo o per, o per amicizia, sentono parlare di Don Giussani, lo stimano ma eh, non lo amano. Voglio chiarire non è che eh, per loro sia indifferente, no. Io dico semplicemente che quell'affetto naturale che può sentire eh, un ragazzo per, per chi gli è vicino, per chi gli è compagno, per chi eh, sente familiare, io sentivo che mancava questa familiarità, che per loro il nome Giussani era legato a dei testi, a dei concetti. A dei libri, ma non era un rapporto eh, familiare. Siccome, Potremmo quindi definirlo un ritratto intimo delle relazioni di Don Giussani? Io direi: più che intimo, un ritratto vivo, al vivo. Volevo fare una specie di eh, un centinaio di fotografie istantanee di momenti della sua vita quotidiana, familiare, vicina perché ci sono tantissimi testi in cui eh, si può conoscere il suo pensiero, le sue opere e anche la sua personalità, però diciamo così eh, a squarci. Il mio libro mh, è nato proprio, eh, io sono sicura, mossa dallo Spirito Santo, che eh, mi ha spinto a scrivere qualcosa di semplice, di vivo, di diretto e soprattutto di quotidiano che aiuti questi ragazzi che avvicini a questi ragazzi la figura viva eh, del sacerdote, dell'amico e, e della personalità, insomma, di Don Giussani. Allora, visto che proprio questa è la motivazione, allora eh, qual è la contemporaneità, l'attualità di Don Giussani che anche tra le pagine del tuo libro si può respirare e cogliere Beh, eh, ho scelto di chiedere, eh, ho lanciato come dice il Vangelo, la rete a tutti, e chi mi ha risposto, persone che io non conosco, o molte anche che conosco, chi mi ha risposto, eh, ha, ho chiesto loro di raccontare un episodio, un fatto, mh, il più possibile mh, senza nostre aggiunte. Imitando quasi la redazione dei Vangeli, delle note che restano impresse nel cuore per sempre. Questa per me è la contemporaneità di Don Giussani. Non dico che si riduca a questo, però ci sono momenti nella vita che, per la loro verità, restano impressi per sempre e diventano un presente continuo sono molto più presenti di centinaia di stimoli del presente che scivolano via come l'acqua. Questo è, è, tutti lo capiamo precisamente perché quando leggiamo il Santo Vangelo ci sono degli episodi che uno capisce e sente che stanno accadendo eh, in quel momento perché sono così veri e così eh, corrispondenti al cuore dell'uomo che risultano presenti per sempre. No? Quindi io non pretendo di mettere Don Giussani, di chiudere Don Giussani nel mio libro. Dios me libre, si dice qui, no? <ride> no? No, non ho nessunissima pretesa. Io volevo solo avvicinarmi in modo semplice ai ragazzi. E è stata per me la prima sorpresa e anche la prima... Eh, sì, sorpresa e anche la gratitudine, quella di ricevere da tante persone, anche non conosciute, questi momenti. Io li chiamo eh, l'istante decisivo. Nella vita ci sono tre o quattro istanti decisivi. No? E è così. E è... così. E che dalle pagine del tuo libro eh, che immagine del sentimento religioso eh, che Don Giussani trasmetteva della sua relazione e amicizia con Dio e con Gesù viene fuori su questo mh, posso dire che una personalità così profonda, stavo dicendo complessa ma no, non complessa, con, con tanti talenti riuniti. E con tante sfaccettature, no? e... ha una comunicazione e a una mh, trasmissione molto ricca. Si potrebbero dire tante cose, ecco, detto in modo semplice. Però per me è chiarissimo anche perché è il sentimento che io ho di Cristo e che ho ricevuto da Lui. Lui lo definì in un incontro: la simpatia vertiginosa e carnale come quella di un bambino fino ai tre anni in braccio a sua madre. Cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire che l'attaccamento a Cristo, la simpatia per Lui prevale perfino sui nostri limiti, le nostre incapacità, le nostre difficoltà. È un'evidenza luminosa che anche se eh, entra nella nostra vita in certi momenti non può essere eh, continuo questo livello si imprime nel cuore e con il tempo crea una familiarità con la non con la figura di Cristo ma con la presenza di Cristo nei santi negli uomini nello sconosciuto nella chiesa che diventa una simpatia prevalente anche per le persone anche per la realtà così come si presenta Carmen, okay, siamo oramai quasi in conclusione. Spesso lo chiediamo agli autori eh, dei, dei libri, e quindi mi sembra giusto farla anche a te questa domanda: la pagina più difficile di questo libro da, da scrivere, quella che, su cui sei dovuta tornare e, e limare? Magari più volte, ma eh, non, non saprei eh, dire qual è la pagina più difficile, però mh, sì, so. Qual è il momento che mi, che mi commuove di più? Ed è il momento dell'arrivederci, del della separazione. Pochi mesi prima mh, della sua morte, il 26 di dicembre del 2004, Giussani muore poi nel febbraio 2005. E, mh, mi arriva una telefonata, mi fa chiamare se posso passare a prendere un caffè. In compagnia era già molto avanzata la malattia, era sulla seggiola a uh, rotelle. E, e l'ultima immagine che ho di Don Giussani è lui che eh, si preoccupa, in realtà anche gli è scappata una lacrima, perché mi lasciava da sola, nel senso perché lui se ne andava. E io cercando di sorridere, di dirgli vado giù con tutto quello che ci hai dato, con tutto quello che è impossibile, non ci lascerai mai da solo. Io... E, e invece lui sentendo che eh, ogni rapporto al suo luogo e quindi eh, sentiva di mancare quasi a una responsabilità paterna che aveva vissuto tutta la vita. E naturalmente non fu un addio e non lo è don Giussani per me è una presenza continua una presenza che si porta certo nel cuore ma la memoria che è una parola così eucaristica non è il ricordo del passato è, è la percezione di un avvenimento presente no? Carmen, noi ti ringraziamo, ovviamente è molto altro della figura di Don Giussani e anche delle belle relazioni che col tempo sono state costruite, eh, si può trovare sul tuo libro, per Baldini e Castoldi, Il Gius Don Giussani, una vita appassionante. Grazie di cuore Carmen, una buona giornata a te e una buona giornata a tutti voi, cari telespettatori, con il nostro caffè e tutto quello che la giornata vi offrirà. Buongiorno. Grazie, grazie anche a voi.